Un successo per un viaggio tra i saperi dell'acqua che ha creato emozioni e nuovi progetti. Così la presidente dell'Associazione Culturale Stila, Concettina Soldovieri, sulla prima edizione che si è conclusa di Stila Fest, il Festival Nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell'Acqua dal titolo La goccia che ama la roccia, che si è svolto presso le grotte di Pertosa Auletta. Un vero e proprio viaggio nella bellezza tra cultura, tutela dell'ambiente, scienza, storia e filosofia che, partendo con l'anteprima del 31 maggio, incentrata sulla didattica con School Edition, ha visto 3 giorni dal 7 al 9 giugno di dibattiti internazionali sul tema della stilla, la goccia dell'acqua da amare e tutelare. Pensiamo come prima cosa, come aspetto metaforico, ma forse anche di narrazione della storia, che la fonte, l'acqua è la fonte. La fonte è anche la materia prima della storia. L'acqua scorre e va verso, quando è un fiume, dalla montagna al mare, quindi costruisce un percorso. Esattamente la storia costruisce sui percorsi che sono una ricerca per andare, appunto, per sfociare nel grande mare della cultura. Da questo punto di vista la storia e l'acqua hanno un rapporto semantico molto stretto, si dialogano, ma nella storia, dal punto di vista diacronico, per quello che ci viene chiesto stamattina, è sostanzialmente l'idea del passaggio, le trasformazioni di civiltà. Pensiamo alla Mesopotamia, così come possiamo pensare alla scoperta dell'America. In entrambi i casi l'acqua è centrale, da una parte il fiume e dall'altra parte un oceano. Forse Cristoforo Colombo e l'America senza l'acqua non sarebbero esistiti. 5 convegni scientifici divulgativi con al centro il tema dell'acqua nella scienza, nella storia, nella filosofia e nelle religioni, come ha sottolineato il teologo valdese Vittorio Secco nel suo intervento sul ruolo dell'acqua nel Nuovo Testamento. L'acqua è presente in tutte le tradizioni canoniche neotestamentarie, in particolare, ha spiegato Secco, esploriamo la polivalenza del termine associato non solo all'esperienza negativa e distruttrice del diluvio, ma anche all'elemento essenziale per la vita, quale simbolo di cura e accoglienza, e all'interpretazione del destino dell'uomo e dell'universo partendo proprio dall'esperienza del risorto. L'acqua diventa un elemento narrativo e simbolico, assumendo un ruolo così di primo piano nella comprensione del rituale battesimale, diventando così riflessione dei primi cristiani. Giornata inaugurale di questo evento che ha avuto luce nel centro cittadino. Il nostro borgo è stato invaso positivamente da 300-400 ragazzi che hanno potuto confrontarsi con i temi cari a questo territorio, che sono stati posti ben in evidenza da questa magnifica associazione che si chiama Stilla, mediante il loro format Stilla Fest. È stato un momento molto alto per il nostro territorio, condito con cultura, esperienza, paesaggio, filosofia e anche, perché no, momento conviviale, di divertimento, di musica. È stato molto molto bello. È stata una prima edizione, ieri sera un ottimo concerto. Speriamo che, siamo ambiziosi e dobbiamo esserlo, così come lo deve essere e lo sarà l'associazione. Questa è stata l'edizione che loro definiscono edizione zero. Siamo pronti ad avviarci verso l'edizione 1 e così via, affinché cresca sempre questo momento di incontro, di conoscenza, e in tal modo cresca anche questo territorio. E come cresce? Cresce secondo le linee guida che sono proprie di questa associazione, ma mi sento di poter dire che sono proprie di chi gestisce questi territori: cultura, arte, scienza, filosofia e, perché no, anche divertimento.